Buongiorno a tutti, mi chiamo Elena Baralis e insegno materie di analisi dei dati al Politecnico di Torino e oggi vi parlerò di predizione del futuro, ma fatta senza una sfera di cristallo. In particolare vi parlerò di algoritmi che servono a livello informatico proprio per fare le predizioni. Partiamo da un esempio molto semplice, che però è di uso quotidiano per noi, i filtri anti-spam, cioè quei filtri che quando noi riceviamo messaggi di posta elettronica ci liberano dai messaggi indesiderati che vengono chiamati spam. Come funzionano questi filtri? Questi filtri devono avere degli obiettivi da raggiungere, in particolare devono essere capaci di distinguere, di sapere qual è la differenza tra un messaggio buono che viene chiamato ham, cioè prosciutto, e un messaggio spam. Spam è un tipo di carne in scatola fatta con gli scarti della carne vera e quindi una carne di bassa qualità. Quindi noi vogliamo distinguere tra il messaggio buono e il messaggio cattivo. E non solo, una volta che siamo capaci di riconoscere un messaggio buono da un messaggio cattivo, vogliamo creare uno strumento informatico, un filtro, che sia capace di classificare i messaggi e di appioppare loro un'etichetta che dice questo messaggio è buono, questo messaggio non è buono, con l'obiettivo finale di dire bene, i messaggi che non sono buoni, i messaggi spam, li voglio buttare via. Ok? Bene, i classificatori si occupano esattamente di fare questo, cioè si occupano di ricevere degli oggetti come i messaggi di posta elettronica che noi riceviamo tutti i giorni e guardando la struttura, il contenuto del messaggio, nel nostro caso specifico, decidere se il messaggio è spam o non è spam. Quindi fare quella che viene chiamata la predizione di un'etichetta di classe. L'etichetta di classe è l'etichetta che descrive la categoria, nel nostro caso molto semplice, spam o non spam. Quindi noi vogliamo essere capaci di avere un metodo informatico, un algoritmo, che è capace, a fronte di un certo numero di classi, di riconoscere per un oggetto ignoto a quale classe appartiene. Come si fa a realizzare un'operazione di questo genere? Occorre avere dei dati di addestramento. Come sono fatti i dati di addestramento? I dati di addestramento sono dati che hanno l'etichetta di classe. Quindi cosa vuol dire? Nell'esempio precedente io dovrò avere a disposizione un insieme di dati, di messaggi di posta elettronica che sono stati già etichettati dicendo questo messaggio è spam, questo messaggio non è spam. A quel punto io posso utilizzare questi dati di addestramento che si chiamano training set per costruire una rappresentazione interna, un modello appunto, che descrive come è fatto un messaggio che è spam e come è fatto invece un messaggio di posta elettronica che mi interessa. A questo punto sono pronta per lavorare su messaggi nuovi. I messaggi nuovi, come vedete qua, sono grigi. I messaggi con l'etichetta di classe sono colorati e il colore rappresenta l'etichetta di classe. Quindi nel nostro caso i dati di training sono dei dati che sono stati etichettati. Invece i dati nuovi, questi qua, sono dati grigi, perché questi dati non sono stati etichettati, quindi noi non siamo in grado in questo momento di sapere se sono buoni oppure no. Utilizziamo il classificatore. Il classificatore utilizza a sua volta il modello che aveva fabbricato in precedenza e prende le informazioni astratte contenute nel modello, le utilizza per associare un'etichetta di classe ai nuovi dati. Quindi i nuovi dati passano attraverso la classificazione e prendono un colore. Il colore rappresenta l'etichetta di classe. Quindi ecco qua i nuovi dati che sono stati etichettati grazie al classificatore e all'uso del modello. Come si fa a fare questo tipo di operazioni? Ci sono tanti modi diversi. In particolare ci sono vari algoritmi che si occupano con modalità di funzionamento diverso di fare esattamente questa operazione. Uno di questi algoritmi è l'albero di decisione, lo vedremo tra un attimo. Ci sono algoritmi simili che sono basati invece sull'uso di regole, vi farò poi vedere un esempio più avanti.
Però ci sono molti altri algoritmi importanti e famosi che fanno esattamente questo tipo di operazione. Le reti neurali sono un altro algoritmo molto conosciuto che serve per eseguire classificazioni prevalentemente di immagini. Le reti neurali hanno delle strutture interne molto complesse, quindi vedete una rete neurale è fatta di tanti neuroni, i neuroni sono organizzati in strati, questi neuroni diciamo che tentano di utilizzare una rappresentazione molto simbolica del funzionamento dei neuroni all'interno del cervello umano e queste reti vengono poi ulteriormente organizzate in strutture più complesse come quella che vedete qua per rappresentare quella che viene chiamata una deep neural network, cioè una rete neurale profonda con una struttura molto articolata che viene normalmente utilizzata per elaborare i contenuti delle immagini. Queste naturalmente non sono le uniche modalità di elaborazione di tecniche di classificazione, ci sono tantissimi altri algoritmi, me ne citerò alcuni, algoritmi di tipo probabilistico basati sul teorema di Bayes, algoritmi che vanno a considerare gli n vicini più simili a un dato oggetto, più altri algoritmi che usano tecniche di ottimizzazione molto conosciute, sono le support vector machines, però ce ne sono molti altri che non vi nomino, basati su metodologie diverse. Vi faccio vedere un esempio per farvi capire come potrebbe funzionare, con un esempio molto semplice, un albero di decisione. Un albero di decisione possiamo immaginare che parta da alcuni dati di training, come vi avevo già annunciato, che servono per strutturare l'albero che poi sarà capace di, con un opportuno algoritmo, dare la base per le decisioni. Considerate questo piccolissimo dataset che contiene 10 persone, di cui io non conosco l'identità, e che contiene per ciascuna di queste 10 persone le seguenti informazioni. Ha chiesto un rimborso, lo stato civile e il reddito imponibile. Infine c'è un'ultima informazione che è cercherà di frodare il fisco oppure no. Questa è l'etichetta di classe. Quindi io per queste 10 persone ho l'informazione già presente sul fatto che la persona numero 1 che ha chiesto un rimborso, che è single come stato civile e che aveva un imponibile di 125.000 euro, non ha frodato il fisco. Quindi io conosco già la situazione per i dati di training di cui conosco l'etichetta, come vi avevo detto. Bene, utilizzando questa informazione, io cerco di costruire un albero di decisione. L'albero di decisione potrebbe avere una struttura di questo genere. I nodi gialli sono nodi interni e rappresentano il valore degli attributi. I nodi blu sono i valori dell'etichetta di classe. Quindi, per esempio, se mi arrivasse un nuovo oggetto, un nuovo dato in cui refund, la richiesta di rimborso vale no, lo stato civile è sposato, io assegnerei l'etichetta di classe no, utilizzando questo albero di decisione. Quindi vedete, questo qui è il modo in cui ragiona lo strumento. Ovviamente questo qui è un esempio giocattolo, perché con un dataset con 10 record non potrei mai costruire un modello affidabile. Non solo, normalmente si usano molte più informazioni nelle colonne per riuscire a avere una valutazione ragionevole dello stato dell'oggetto. Quindi, ovviamente, questo qui è un esempio giocattolo, ma fatto soltanto per farvi capire come funzionerebbe un albero di decisione. Molto più complicata è la struttura di una rete neurale. Qui vedete un'altra rappresentazione di una rete neurale. Le reti neurali ci sono già da molti anni, ma hanno avuto un grande successo negli ultimi 8-10 anni perché sono riuscite a lavorare molto bene nella risoluzione di un compito che era piuttosto difficile, che è la classificazione delle immagini. Adesso le prime reti neurali complesse, come quella che vedete rappresentata qua, che si chiama una convolutional neural network, che è una rete profonda, una rete deep, comprendevano il contenuto di un'immagine in modo superficiale. L'immagine doveva contenere un oggetto solo e veniva riconosciuto che l'oggetto c'era nell'immagine. Ora le reti neurali svolgono delle attività molto più complesse e in particolare sono in grado di riconoscere singoli oggetti all'interno di un'immagine, quindi vedete per esempio qua che viene riconosciuta una persona, un'automobile, una moto, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure anche all'interno di un'immagine si può fare il riconoscimento
dei tratti delle persone, quindi riconoscere i volti e così via. Quindi vedete, queste applicazioni sono delle applicazioni che, per esempio, un albero di decisione non sarebbe in grado di gestire, perché sono necessarie delle strutture molto più complesse per interpretare questo tipo di dati che è più elaborato. Molto bene, quindi abbiamo tante tecniche. Come facciamo a decidere quale tecnica è quella buona? È come se avessimo una cassetta degli attrezzi con dentro cacciaviti, pinze, tenagli, chiavi inglesi, eccetera, eccetera. E noi dobbiamo avere dei criteri per scegliere tra i nostri strumenti se è meglio usare il cacciavite o la pinza, cioè se è meglio usare un albero di decisione o una rete neurale per il nostro problema. E come possiamo fare per prendere questa decisione? Possiamo studiare vari aspetti degli algoritmi. In particolare, il primo aspetto che vogliamo studiare è la qualità del risultato, quindi quanto è accurato l'algoritmo nel prendere le sue decisioni, cioè quante volte sbaglia rispetto invece alle decisioni che prende giuste. E questo è un parametro importante. Solo che purtroppo questo parametro è spesso in contrasto con altri parametri che potrebbero essere altrettanto importanti. Per esempio, un altro aspetto importante, l'abbiamo appena detto ma lo ridiremo ancora, è l'interpretabilità, cioè riuscire a capire come mai l'algoritmo ha preso una certa decisione. Anche altri aspetti sono, per esempio, la robustezza dell'algoritmo. Quando i dati sono rumorosi, quando i dati hanno dei difetti, per esempio mancano alcune informazioni, ci sono alcuni algoritmi che sono più solidi di altri nell'affrontare questo tipo di problemi. Altro aspetto importante è quello della velocità di esecuzione. Per esempio, io potrei aver bisogno di un algoritmo che è veloce nel ricostruire il modello. Le reti neurali profonde richiedono molto tempo per l'addestramento, invece l'albero di decisione, per esempio, è molto veloce nell'addestramento. Oppure quanto tempo mi serve per prendere la decisione? Questo è un aspetto che normalmente è meno critico. Infine, un altro aspetto importante è la capacità degli algoritmi di affrontare problemi di difficoltà crescente, cioè problemi in cui, per esempio, il training set, la dimensione del training set, aumenta nel tempo, oppure aumenta nel tempo il numero di informazioni che ho a disposizione, cioè le colonne del training set. Gli algoritmi che sono capaci di gestire bene questi aspetti vengono definiti algoritmi scalabili. Prima di concludere la mia presentazione, vorrei raccontarvi qualche aspetto importante a livello di ricerca su queste tematiche qua. Un aspetto molto importante su cui c'è grande interesse è proprio quello dell'interpretabilità. Perché? Perché gli algoritmi che hanno una qualità migliore dal punto di vista della precisione del loro risultato, per esempio le reti neurali, non sono molto facilmente comprensibili nella motivazione per cui producono un certo risultato. Non solo, anche i dati raccolti e utilizzati per fare la costruzione del modello potrebbero anch'essi avere dei difetti. E anche questa è una cosa che è molto difficile da capire e che però è molto importante. Bene, parliamo brevemente di interpretabilità. Cosa vuol dire interpretabilità nell'apprendimento automatico o machine learning? Vuol dire la capacità di spiegare o presentare in termini comprensibili a un essere umano il risultato dell'algoritmo. Perché ci stiamo ponendo questo problema? Perché normalmente, quando io ho un modello molto accurato, questo modello non è tanto interpretabile. Quando invece io ho un modello che magari è un po' meno accurato, quel modello è molto più interpretabile. Solo per farvi capire meglio, le reti neurali di cui vi ho parlato sono modelli molto accurati, ma purtroppo non sono per niente interpretabili. In particolare si dice che sono modelli black box, cioè modelli oscuri, di cui io non riesco a vedere il funzionamento. Invece, gli alberi di decisione, che vi ho anche descritto, sono modelli estremamente interpretabili, che però purtroppo producono un risultato di qualità inferiore rispetto alle reti neurali. Naturalmente vi ho dato due estremi, ci sono molte altre tipologie di modello, come vi ho accennato, che producono risultati intermedi. La tendenza attuale della ricerca è cercare di aprire la black box, la scatola nera, cercando in qualche modo di produrre un risultato comprensibile a partire da un modello deep.
e quello che si potrebbe cercare di fare è spiegare l'intero modello. Solo che purtroppo questa è un'operazione molto difficile che per il momento non è possibile svolgere. In alternativa si può cercare di spiegare la singola predizione, cioè cercare di capire come mai per la singola predizione era stata assegnata una certa categoria o etichetta di classe. E questa è proprio la linea in cui si sta muovendo la ricerca in questo momento, cercare di spiegare la predizione per il singolo elemento. Quindi, in particolare, per esempio, nel caso che vi ho fatto vedere prima, della mail per riconoscere spam e non spam, capire come mai il singolo messaggio è stato assegnato, per esempio, alla classe spam oppure no. Nel caso del riconoscimento di messaggi, in realtà a me interessa molto l'accuratezza, perché se il sistema non sbaglia praticamente mai, non sono interessata a sapere come fa a capire? Mi basta che faccia le cose giuste. Però purtroppo ci sono altri casi in cui questo tipo di ragionamento non si può fare e vi faccio vedere un esempio proprio di un caso del genere. Considerate questa regola. Questa regola ci dice che per pazienti che sono stati ricoverati in ospedali americani perché erano affetti da polmonite, avere una storia di asma, cioè essere stati asmatici nel passato, implica una probabilità inferiore di morire di polmonite. Questa regola è stata effettivamente ritrovata all'interno dei dati che descrivevano pazienti di un ospedale americano qualche anno fa. E questa regola sembra abbastanza poco sensata. Infatti, qualunque medico direbbe immediatamente che l'asma, avere l'asma, è un fattore di rischio molto serio se prendo anche la polmonite. E quindi come mai una regola di questo genere dentro un modello di classificazione che farebbe intuire l'opposto? Perché in realtà bisogna conoscere anche tutto il resto del problema. Perché tipicamente una persona che soffre di asma fa molta attenzione ai propri sintomi respiratori e potrebbe avere il dubbio di avere qualche malattia grave appena vede dei sintomi che peggiorano. Va dal medico, il medico, conoscendo la situazione della persona, potrebbe fornire una diagnosi precoce di polmonite e chiedere al ricovero in ospedale. Quando il paziente arriva in ospedale, viene considerato immediatamente un paziente a rischio, poiché ha anche l'asma e quindi potrebbe avere immediatamente un trattamento più intenso rispetto a un paziente normale che ha lo stesso tipo di problema. Quindi, in pratica, quello che succede è che gli asmatici di fatto hanno una probabilità molto inferiore di morire di polmonite rispetto ai non asmatici perché ricevono delle terapie più intense subito, in modo più veloce e più efficace. Però, se noi basassimo la nostra decisione su questa regola che voi vedete, il nostro sistema farebbe degli errori terribili, perché un paziente si presenta in un pronto soccorso e poiché ha una diagnosi di asma precedente, viene trattato come se fosse un paziente a basso rischio, quindi una cosa assolutamente inaccettabile. Questo a cosa è dovuto? Questo è dovuto da un lato al fatto che i dati non ci raccontavano tutta la storia, perché tutto quello che io vi ho raccontato non si vede dai dati che raccontano la storia clinica di un paziente. E anche è dovuto al fatto che se io avessi usato un modello black box, questa regola non l'avrei mai vista. Non avrei mai visto questa regola e quindi avrei usato il modello senza sapere che ragionava in modo sbagliato. Quindi, ritornando all'esempio di prima, quando io uso un filtro anti-spam e funziona, non mi interessa capire cosa succede. Quando io devo considerare applicazioni di altra natura, mi interessa capire che cosa succede. E quindi è importante poter descrivere come funziona un modello se questo si rende necessario. Bene, io spero di avervi raccontato qualcosa di interessante. Vi vorrei dire che molte delle cose che ho imparato le devo a tutto il mio gruppo di ricerca che io ringrazio contestualmente. Grazie per avermi ascoltato.